l'associazione Donne di Carta, che è un'associazione che ha un progetto visionario, quello di mettere insieme editori piccoli, indipendenti, come la massima parte degli editori che sono qui alla fiera, librai indipendenti, lettori indipendenti dai diktat mediatici, lettori che amano ancora scegliere i libri in base al proprio gusto e non ovviamente all'influenza mediatica. E siamo qui oggi pomeriggio per presentarvi un progetto con l'idea precisa di contagiarvi, nel senso non vogliamo stupirvi, vogliamo convincervi a fare altrettanto. Questo progetto si chiama Le Persone Libro, non è stato inventato da noi, lo abbiamo importato dalla Spagna, è nato nel 2004 da un'idea di un uomo che in realtà proviene dal teatro e si chiama Antonio Rodriguez Menéndez. Il progetto Fahrenheit 451, Las Personas Libro. E come esattamente accade nel libro di Bradbury, noi siamo lettori che imparano a memoria brani di libri che amano, e lo sottolineo perché non si può imparare a memoria qualcosa che non piace e che si ama o che non si ami, e andiamo in giro, questa è l'altra fatica delle persone libro, andiamo in giro ovunque a dire questi libri. Sottolineo il dire, noi non recitiamo, non interpretiamo, noi diamo voce, la nostra voce, alle parole che amiamo. Quindi quello che facciamo oggi pomeriggio è raccontarvi alcuni dei testi che come editori soci dell'Associazione Donne di Carta pubblichiamo. E subito dopo questo incontro collettivo, chiunque voglia, desideri ascoltare ancora altri libri, quindi altri testi, può accomodarsi al nostro stand di Donne di Carta, perché noi continuiamo imperterrite fino a stasera a dire. Noi siamo A bucarmi il cuore di Sandra Giuliani. Ecco, ti varco. Ai misteri della vita interrogata rispondi, a mezze parole o il silenzio. Di te stessa mai niente. Credi alla forza dei nomi e sai che il tuo è una chiave dentro che non mi corrisponde. Se l'amore è desiderio di silenzi, se il corpo che tu cerchi ha il volto che avevo prima, il desiderio era solo desiderio di riflettersi. C'è un Dio, forse, che mi cerca nelle cose. Ma potrebbe anche non succedere. Potrei scoprirmi priva di onnipotenza. C'è tempo tra gli ulivi e le aragoste. C'è tempo nei chiassi del viale e in sugli squassi dei treni in cui traballi. C'è tempo. Finalmente sfiorita qualsiasi grandezza, anima mia. La santità sta tutta in questa obbedienza, sta come l'umanità, arresa. C'è tempo. E accade forse di sentirsi in grazia. Accade per un'inezia. Se resti ferma, forse finalmente questa grazia è tutta la mia mente. E quella voce, voce che sgrida più di tutte, è te che ammala con la sua naturalezza. Vorrei solo che tu ed io fossimo capaci di lasciare libero chi si allontana. C'è sempre qualcuno che ci scopre per caso e ci fa compagnia nel caso restassimo soli. Vorrei solo che tu ed io fossimo capaci di sapere che dire addio è dire rimani. Com'è il tempo là fuori? Qui piove. Cerco di immaginare i mestieri, se non addirittura i pensieri delle persone che incontro. Una vecchietta killer. Un punk dell'Azione Cattolica che nasconde tatuaggi colorati sotto il fazzolettone da Boy Scout. Un adolescente in minigonna sta raggiungendo la sua compagna per mettere su un circo di gatti ammaestrati. E il controllore porta calze a rete sotto la... Al posto mio, di Tina Pace. Mia madre voleva che il mio nome fosse Marta, ma quando mio padre andò all'ufficio anagrafico per apporre quel nome sul registro,
gli tremò un po' la mano e la stanghetta divenne un'altra lettera. L'interpretazione silenziosa dell'impiegato dell'ufficio trasformò quel segno e così Marta divenne Maria. Ma non per mia madre. Lei continuò imperterrita a chiamarmi Marta. Sono i luoghi dell'immaginazione, cose da leggere, di Sandra Giuliani. Il mondo fuori cessa di esistere, stiamo leggendo. Un incantesimo incatenante che rende le notti bianche, sbriciola la sequenza delle ore. Leggiamo sull'autobus, davanti al piatto, nella pausa pranzo, ancora la notte. Sappiamo che il libro prima o poi finirà. Cerchiamo qualcosa che ci rallenti, che impedisca la fine, che ritardi l'ultima pagina. Ma leggere è un imperativo più forte. Si legge per cercare. Non è importante il cosa. Non sempre, perché a volte i libri che ci fanno innamorare sono distanti e diversissimi fra loro. A bucarmi il cuore, di Sandra Giuliani. Passano le tue isole nere, le mie tempeste, le mie azzurre tempeste, e una punta di brina si ficca nel cuore, dove tu scendi, bacio rosso, con le labbra, a incalzarmi. Mi sei un volo basso di rondini, sorprendi di me suoni che hanno i fiordi nell'acqua e lasci altra acqua tra canne e pensieri morti.